Eccoci qua, ancora benvenuti sul canale di Gianni, canale di tutorial per pianoforte di musica italiana. Oggi vi propongo un brano tratto dal Sanremo del 1980. Enzo Ghinazzi in arte pupo presenta questa bellissima canzone che si chiama Su di noi, brano scritto insieme a Paolo Barabani e Donatella Milani, entrambi parolieri e cantautori presenti nel Festival di Sanremo di qualche anno dopo con canzoni abbastanza di successo per quell'epoca come Hop Hop Somarello e Volevo Dirti. Su di noi è un brano in tonalità di Mi minore. Studieremo l'introduzione, la strofa e il ritornello e il finale. Come avete visto sulla parte introduttiva del video, ho eseguito la canzone con uno style, un arrangiamento della mia tastiera e ho messo gli accordi in sovraimpressione. Cominciamo dall'introduzione. Brano, come detto, in Mi minore. Il brano inizia con l'accordo di Do maggiore e la mano destra al piano esegue questo tipo di armonia. Quindi, cambiando gli accordi di Do maggiore e Mi minore, la mano destra esegue Do, Mi, Do, quindi Do sull'ottava inferiore, Mi, Do ottava superiore, Si, Mi, Si. Quindi nel momento in cui suono l'accordo di Do, Mi minore, ripetiamo, e inizia il cantato. A questo punto alterniamo di nuovo l'accordo di Do maggiore . Torniamo in Mi minore. Terzo accordo della parte della strofa è un La maggiore. Seguito da un Re minore. A questo punto dal Re minore sono passato in Sol maggiore. E passo ad un accordo di Mi maggiore. Quindi, essendo in Mi maggiore, ho il Sol diesis in chiave. Questa è una sorta di modulazione, un giro che mi porta poi a una tonalità di La minore. Quindi dal Mi minore ci sposteremo sul La minore. Ripetiamo la prima parte. Quindi la sequenza di accordi è abbastanza semplice. Sulla prima parte avremo alternato pertanto partendo da un Do, Mi minore, La maggiore, Re minore, Sol, Mi maggiore. Questo Mi maggiore quindi apre a un La minore con cui partiremo per la seconda parte della strofa. Anche qui sequenza di accordi abbastanza standard nella musica italiana e non solo, quindi partendo da La minore, Fa maggiore, Sol, e in questo momento ritorniamo nella tonalità originale di Mi minore, sul ritornello. Studieremo adesso una progressione armonica di accordi che è molto 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 usata nella musica. Partendo quindi da Mi minore, avremo La minore, Re, Sol, Si maggiore e ritorniamo in Mi minore. Vediamo.
quindi dopo il Mi minore passo in La minore. Re. Sol. Si maggiore settima. E torno in Mi minore. Seconda parte dell'inciso, torniamo in Mi minore, La minore, ancora Re e ancora Sol, Si settima. Quindi per tre volte eseguiremo questa sequenza di accordi, due volte col cantato e poi sulla seconda parte dell'inciso. Ora, nella seconda parte della canzone, dopo questo Si settima, passeremo di nuovo dal Sol maggiore Si maggiore e ripetiamo il ritornello, esattamente come prima. Quindi, come visto, sul ritornello e sulla seconda parte del ritornello eseguo sempre questa successione di accordi: Mi minore, La minore, Re maggiore, Sol, Si. Vediamo la parte del finale. Anche qui una successione abbastanza standard, quindi Mi minore, Do maggiore, Re maggiore, Si. E così a sfumare. Bene amici, brano abbastanza semplice, spero che il tutorial vi sia piaciuto, vi aspetto al nuovo video per un tutorial o una cover per pianoforte, sempre sul canale di Gianni. A prestissimo, ciao!